amici della WB Channel, siamo a Milano, in uno dei luoghi simboli della nuova Milano, in mezzo a questi grattacieli meravigliosi che è lo skyline di Milano. Siamo in piazza Gaio Aulenti e con noi oggi... una modella, una fotomodella, un'attrice. Vediamola un attimino. Ecco, segui. Eccola qua. Ciao. Bella, bionda, solare, con questo sole che ti bacia. E noi ci abbiamo. Purtroppo, perché ho sbagliato completamente vestito, visto che ho le maniche lunghe e si muore dal caldo. Ma si sta bene. Si sta bene sicuramente, meglio la primavera, meglio questo sole piuttosto che la pioggia. Beh, assolutamente, sì, a me la pioggia mette tristezza, invece il sole mi mette allegria, sono meteoropatica. Bene, non ve l'ho presentata, facciamo in modo che si presenti da sola. Ci dirà chi è, cosa fa e dove vuole arrivare. Allora, chi sono? Ludovica Pagani, ho 20 anni, vengo da Bergamo e studio management qua a Milano e studio anche recitazione, lavoro come influencer su Instagram, per cui lavoro con dei brand di moda facendo fotografie, facendo brand ambassador immagine e faccio spot pubblicitari. Raccontacene uno. Ho fatto lo spot di Pernigotti, quello di cioccolatini. E tu eri quella che mangiavi tutti i cioccolatini gridando. Niente, sì. No, quello dove gridavo invece era eBay. Mi avete visto su eBay, sì. E niente, poi ne ho fatti diversi, ho fatto quello della McDonald's, ho fatto Vita Snella, un po' insomma. Allora, passi pure Vita Snella, facciamo anche questa pubblicità. Insomma, va bene, ma i cioccolatini non ti hanno fatto ingrassare? No. No. Anche perché devo... purtroppo dovevo sputarli perché sennò mi si sporcavano i denti e quindi non me ne hanno fatto mangiare, però li ho rubati. Che vita grama però fare la pubblicità dei cioccolatini. Hai visto, proprio una vitaccia. Senti, raccontaci invece quali sono i tuoi obiettivi oggi. Sicuramente voglio perfezionarmi professionalmente, quindi so per questo che sto studiando recitazione, anche perché io adoro il cinema e sto cercando di entrare in questo mondo della televisione dove mi sento molto a mio agio. Infatti ho iniziato a condurre un programma su Tele Lombardia e fare da reporter, quindi anch'io sono, ero dalla tua parte a fare le interviste durante la Fashion Week e devo dire che mi piace molto, quindi insomma le mie ambizioni sono dirette in questo campo, oltre che portare avanti l'aspetto della moda, quindi su Instagram, influencer, questo aspetto qua. Possiamo chiedere l'età? 20 anni. 20 anni. Ovviamente per la mamma anche lo studio è importante. Ecco, io proprio là volevo andare. A casa cosa ne pensi? Beh, i miei genitori mi spronano, mi stanno vicini e però ovviamente mi raccomandano tutti i giorni di non abbandonare lo studio, cosa che comunque condivido in pieno, perché avere un diploma, avere la laurea comunque è importante, avere anche una formazione culturale. Secondo me è importante lo studio, quindi sicuramente non lo abbandonerò. Bene, tu ti sarai resa conto, frequentando questi ambienti, che giustamente bisogna essere preparati un po' su tutto. Assolutamente sì, ovviamente di ragazze che vogliono entrare a far parte di questo mondo ce ne sono una marea, tutti vogliono lavorare nella TV, però penso che siccome appunto perché siamo così tanti è opportuno che quelli che poi sfondano siano validi, sennò non c'è più distinzione. Di bamboline in televisione ne abbiamo già abbastanza. Purtroppo sì, soprattutto in Italia, purtroppo questo fatto è noto a tutti. Senti, una domanda forse banale, ti ha aiutato nel tuo lavoro di conduzione questa R un po' particolare? La R non mi ha creato problemi, anche perché io non la sento, a meno che devo fare scioglilingua tipo tetrighi contro quello, non lo riesco a fare, quindi evitiamo, però no, non mi ha creato problemi, anzi tutti mi hanno detto che è una cosa che mi caratterizza, quindi non mi hanno fatto tante storie, più che altro l'accento bergamasco, quello sì. Va bene, è piacevole tutto d'altronde, no? Vabbè, grazie. Una domanda invece, senza andare troppo in là nel tempo, fra 3 anni, fra 4 anni, oppure fra un anno, sì. È la solita domanda a cui io non so rispondere, non mi piace neanche rispondere. Cioè, le tue aspirazioni? Beh, mi piacerebbe condurre un programma, recitare un film, andare a Miami, insomma le solite cose. No. Allora a Miami ci sei già, in onda, poi vediamo il resto. No, è proprio la fisicamente. Ah, ecco. No, beh, allora...
non so cosa mi riservi il futuro. So solo quello che adesso devo fare per concretizzare i miei obiettivi e spero di raggiungerli, quindi tra 3 anni spero di essere soddisfatta, insomma, di quello che avrò. Oggi cosa stai facendo? Oggi sto studiando, ho appena ricevuto l'esito di un esame che pensavo fosse andato malissimo, invece è andato bene, sono contenta. Sto studiando recitazione, al momento ho dei progetti che riguardano il futuro prossimo, quindi qualche mese, che sono un programma, quindi dovrei fare l'inviata di questo programma Circus Junior e dovrei partecipare a questo film internazionale con un cast internazionale molto importante, quindi incrociamo le dita. Ricordiamo anche chi è la conduttrice di questo Circus Junior. Oddio, aspetta. Ambra Orfei. Esatto, vedi, Orfei, me lo ricordavo. Bene, questo è un progetto di un nostro carissimo amico, il nostro editore Sebastiano Sandro Ravagnani, che noi salutiamo e che ci sta guardando dall'altra parte dello schermo. E poi invece in Italia? In Italia ho un progetto a cui tengo particolarmente, che è un progetto fitness, dove sempre tramite Instagram inizierò pubblicando video tutorial, quindi spiegando gli esercizi, l'alimentazione, con un gruppo che si chiama Athletic Elite, che sono un gruppo di ragazzi giovani veramente qualificati e bravi che mi seguono a livello sportivo e infatti sono diventata un'appassionata anche di sport da quest'anno grazie a loro. Per cui seguiteci su Instagram. Bene, seguiamola perché potrebbe essere una delle nostre prossime inviate. Speriamo. Magari in qualche evento di moda oppure nelle notti della movida. Ma assolutamente sì, con molto piacere. Bene, intanto, ma solo per ora, noi salutiamo la nostra stupenda modella, la nostra bellissima amica e la ritroveremo a brevissimo. Non ci lasciate perché sta arrivando qualcos'altro. Seguitemi.
eccoci ancora sempre nella stessa piazza, piazza Gaia Aulenti, che è meravigliosa e ci ritorneremo spesso, perché abbiamo con noi Valeria Ulizzina. Ho detto bene? Ulizzina, esatto. Ulizzina, origini... Sono nata in Bielorussia. E parli benissimo l'italiano, da quanto tempo sei qua? Sì, sono qua da tanto tempo, da quando ero piccola. Bene, il tuo fisico mi fa pensare che tu sia una modella o... Ballerina di danza classica. Ballerina di danza classica. Oggi abbiamo avuto di tutto, la modella, l'attore, la ballerina di danza classica. Quindi nel nostro entertainment non manca niente. Un cantante, ma lo troveremo magari, eh? Senti Valeria, la tua passione quando nasce? Nasce all'età di 10 anni, perché mia mamma mi portò in questa scuola di danza a Genova e è cresciuta con me questa passione, perché poi all'età di 16 anni mi sono trasferita a Milano qua da sola e ho studiato all'AIDA, al centro formazione AIDA che è qua a Milano. Mi sono diplomata l'anno scorso e da ottobre di quest'anno sono entrata in compagnia al balletto di Milano. E adesso invece qual è il prossimo passo nell'immediato? Il prossimo passo è prenderò parte ad un format televisivo in Florida e la mia aspirazione è continuare con la danza e legarla magari al mondo dello spettacolo, del cinema. Hai già avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto del cinema? Del cinema, poco tempo fa ho girato una piccola parte, Milano in the Cage, con Alberto Lato. E per adesso basta. Per adesso basta, ma ci auguriamo che ne vengano altre e soprattutto di ben più importanza, insomma. Non che il film non lo sia, ma la tua particina sarà proprio piccolissima, ma sicuramente ti avranno notato. Nella danza invece, come lo vedi il tuo futuro? Nella danza devi avere molta disciplina ed essere molto concentrata sui tuoi obiettivi per raggiungerli. Quindi nella danza questi sono i tuoi obiettivi, ma nel tuo futuro vedi solo la danza o magari aspiri anche a qualcosa di televisione come conduttrice o per te la danza al primo posto e vuoi arrivare ad alti livelli in quel settore? No, la danza mi ha aiutato molto per la disciplina e a molte altre cose, però vorrei fare esperienza prima di tutto, non focalizzarmi solo su una cosa ma provare tante cose. Una domanda, cosa ne pensi dei talent? Servono molto a fare scoprire i talenti delle persone e a trovare nuove persone. Quindi tu parteciperesti mai ad un talent? Sì. Non pensi che possa bruciarti subito dopo? L'importante è continuare e continuare a porti degli obiettivi per andare avanti, per superarli. Noi abbiamo già avuto modo di vedere un tuo balletto tramite un video, non siamo mai stati presenti ad una tua performance di persona, ma possiamo dire assolutamente che, insomma, per quanto io sia un legno nel ballare, però mi piace vedere determinate situazioni, determinate cose. Quello che abbiamo visto era un balletto classico. Solo il classico è quello che ti interessa o pensi di poter spaziare anche su qualcosa di più moderno o altro? No, io mi sono diplomata in danza classica e contemporanea, poi facevamo anche danza di carattere e passo a due nella nostra accademia. Quindi siamo molto aperti come stili. Valeria, pensi di fermarti a Milano o la tua casa sarà il mondo? Sarà il mondo di sicuro. Bene. Con Valeria, solo per il momento, chiudiamo qui e ci ripromettiamo di rincontrarla quando presenterà qualcosa di nuovo. Spero che ci chiamerai in anteprima, vogliamo dare le tue notizie. Certo, certamente. Grazie a Valeria, ripetimi il cognome, perdono. Valeria Ulizzina. Valeria Ulizzina. E prima di chiudere ho una piccola sorpresa, una chicca. Le abbiamo riunite insieme le due modelle, la modella e la ballerina. Allora, Valeria, cominciamo da te, vieni. Parliamo di Circus Junior, tu sarai una delle ballerine del corpo di ballo, quindi sarai tra le protagoniste del corpo di ballo, non sei una partecipante che va a concorrere. Farò parte del corpo di ballo. Quindi diciamo che sei un po' l'insegnante di turno. Mi tocca. Ti tocca, beh, è bello, no? Come esperienza.
Io adesso ti chiederei, non so con le scarpe come sei messa, ma di accennarci un passo. Allora, c'è la gonna. Quella musichetta? No. Quello che puoi. Benissimo, è proprio un accenno ultra veloce, mentre invece adesso abbiamo l'inviata di Circus Junior, eccola qua. Adesso invece, ciao. Mentre con Valeria abbiamo fatto la parte, no, non accennare, però a te il microfono, sei l'inviata. Ciao a tutti amici, siamo qua in compagnia di? Pasquale, Sorabella. Allora, parlaci un po' di te. Bella domanda. Io sono abituato a farle le domande. Visto, è difficile passare da intervistatore a essere. E questa voglio sapere la tua cravatta rossa, visto che io sono la. Questa cravatta rossa è stata comprata a Napoli. Andava ad un premio e non. Quindi è un portafortuna? Sì, assolutamente, perché poi a Napoli il cornetto deve essere praticamente rosso. Ed eccola qua, io ogni tanto la uso. E soprattutto da quando Ballantini durante un'intervista mi ha detto sta cravatta rossa proprio. Bene, fantastico. Quindi è il tuo talismano, insomma. Sì, ne ho più di uno. Io neanche uno, li ho persi tutti, erano i miei braccialetti, quelli che venivano usati per fare tipo gli Scooby-Doo. Però li ho persi tutti ormai. Vabbè. Quando li perdi portano fortuna. Ah, non sapevo. Sì. Comunque adesso ti ripasso. Bene. Mi ha messo veramente in difficoltà, perché quando mi chiedono parlaci di te, ma che volete che vi dica? Comunque bravissime tutte e due. Parliamo un attimino invece del Circus Junior. Tu come lo vedi? Cosa ti hanno detto? Che cos'è? Allora, loro mi hanno detto che riguarda un programma su un format per bambini, giusto? Sì. Ok. E nulla, mi hanno detto che dovrò fare l'inviata durante le esterne e spero di divertirmi, perché lo scopo penso sia quello di divertirsi. Assolutamente. E nulla. Non voglio anticipare più del dovuto, insomma, rimaniamo in suspense. Sì, sai che dovrete trotterellare abbastanza, perché è un format a livello mondiale. Sì, lo so, ma a me piace molto viaggiare, girare, quindi non è un problema. Con le lingue? Inglese, francese e spagnolo, ho fatto linguistico. Tu invece? Anch'io ho fatto il linguistico della Scala, ho studiato il tedesco, il francese e inglese, e poi parlo italiano e russo. Ragazzi, è dura, ma ne vedremo delle belle sicuramente, anche perché, allora, un saluto in russo. Da svidaniya. Ciao, in italiano. Troppo facile però, troppo facile. Io rappresento, cioè sono italiana, rapporto il saluto italiano. Ciao. Va bene, visto che siamo negli Stati Uniti, in Florida, dove hai... dove comunque la maggior parte quasi della popolazione di lingua latina. Hola, hola a todos. E l'italiano ve lo faccio io, perché con questo vi do un grande ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Non mancate, perché ne vedremo delle belle. Ciao.